Ferragni, follower in picchiata. È arrivata la fine. Chiara Ferragni, una delle influencer più conosciute in Italia, sta affrontando un periodo difficile sui social media. Secondo un'analisi di Inbit, 11 milioni dei suoi follower su Instagram sarebbero account falsi o inattivi. Questo dato emerge in un momento in cui Ferragni sta cercando di rilanciare la propria immagine dopo il cosiddetto Pandoro Gate, affidandosi a un team di esperti in reputazione online. L'indagine di Inbit ha rivelato che, dei 29 milioni di follower di Ferragni, solo 17,7 milioni sarebbero utenti attivi e reali, mentre il resto, circa il 41%, risulterebbero inattivi o addirittura falsi. Questo dato contrasta notevolmente con la situazione del marito Fedez, che non sembra avere follower fake o inattivi tra i suoi 14,8 milioni di seguaci. Anche confrontando con altri influencer, come Valentina Ferragni e Wanda Nara, la percentuale di account falsi o inattivi di Chiara Ferragni è notevolmente più alta. Un altro aspetto negativo per Ferragni riguarda il tasso di coinvolgimento, engagement sul suo profilo. Solo l'1,58% dei suoi follower interagisce attivamente con i suoi post, un dato molto inferiore rispetto a quello di altri influencer come Fedez, 7,99%, Valentina Ferragni, 2,57%, e Wanda Nara, 2,42%. Questo basso livello di interazione solleva dubbi sulla reale influenza e autenticità della base di follower di Ferragni. Il tentativo di Ferragni di superare la crisi mediatica attraverso storie e post incentrati sulla famiglia non sembra avere avuto il successo sperato. Anzi, l'ultimo post di Ferragni su Instagram, che mostra un weekend in montagna con la famiglia, ma senza Fedez, ha ricevuto una risposta negativa. La decisione di disattivare i commenti su questo post suggerisce che il feedback ricevuto in privato è stato in gran parte negativo. In conclusione, Chiara Ferragni sta affrontando una sfida significativa per mantenere la sua credibilità e influenza sui social media. L'elevato numero di follower falsi o inattivi e il basso tasso di coinvolgimento sollevano interrogativi sulla reale portata e impatto del suo profilo Instagram. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!